Buongiorno, sono Giuseppe Basile, sono analista trader che puoi trovare al blog www.fibonaccistalking.it. Quello che vedete sullo schermo è proprio la pagina del mio blog. In alto trovate un menu con una serie di opzioni che puoi utilizzare per navigare le informazioni del mio blog. Potete sempre incominciare da questo pulsante Start Here, incomincia qui. Oggi è sabato 13 ottobre e sono le 2:30 del pomeriggio e vorrei con questo video fare un'analisi settimanale, una review settimanale dell'euro-dollaro. Sullo schermo vediamo il grafico settimanale del contratto Eurofex Currency Future Contract con scadenza dicembre 2012 e come possiamo vedere da metà luglio c'è stato questo movimento di alcune settimane verso l'alto che ha interrotto la sequenza di movimenti misurati verso il basso, quando il prezzo ha superato al rialzo il livello 1,2932 e dopodiché è incominciata una correzione verso il basso. Come sapete, se seguite il mio blog, sapete che io mi aspetto un ritracciamento in area 1,2620. Tuttavia, bisogna notare che nelle ultime settimane l'euro-dollaro ha avuto il supporto, nelle ultime 2 settimane, il supporto dell'area 1,2820. Avevo già indicato alcune settimane prima che si presentasse questo supporto, che effettivamente questo supporto era diciamo un'area da studiare, nella quale era necessario studiare il comportamento del prezzo. E questo livello in effetti è stato identificato grazie al mio metodo non appena l'euro-dollaro ha in qualche modo identificato il punto più alto, il prezzo più alto di questo movimento verso l'alto. E quindi abbiamo ancora questa area di supporto sotto il prezzo dell'euro-dollaro. Tuttavia, l'euro-dollaro come vedremo poi nel grafico giornaliero, ha comunque anche una resistenza in area 1,30. Quindi in questo momento l'euro-dollaro potrebbe trovarsi in una sorta di box play, cioè di movimento laterale tra 1,30 e 1,2820. Andando al grafico giornaliero è più chiaro il punto, l'area di resistenza che si è presentata lo scorso venerdì e in corrispondenza della quale ho più volte fatto il provato a fare il timing di questa trade. Attualmente abbiamo una trade a ribasso ingresso 1,2982 e questa trade ha un target in area 1,2740, ma come detto mi aspetto una continuazione in area 1,26 e in area 1,2620 se questo movimento verso il basso continuerà. È importante notare che È importante notare che il prezzo dell'euro-dollaro ha avuto comunque un'area di supporto. Quest'area di supporto, come vedete, non ha coinciso con l'area precedente 1,2820, dove c'è partecipazione da parte del program trading e dei professionisti, ma è venuta in un'area diversa. È avvenuta in corrispondenza della media 200 giorni, che è questa media semplice che vedete tracciata in rosso. Ora, le medie normalmente non vengono utilizzate dai professionisti e dal program trading. Il program trading e i professionisti utilizzano solamente i livelli di supporto e resistenza. Quindi la mia supposizione in questo momento è che questo movimento al rialzo, che è durato circa 36 ore, come ho già scritto nel commento di ieri e detto nel video di ieri, di venerdì 12 ottobre, nella review dell'euro-dollaro, è stato
un movimento a rialzo reazionario, quindi di copertura dello short covering, però poiché quest'area 1.28.20 non è stata interessata, i professionisti non sono stati interessati, quindi io mi aspetto che questo momento interessato sia stato generato da una partecipazione da parte di trader retail, quindi non professionisti. In area 1.30 abbiamo visto resistenza e il mercato ieri ha chiuso al di sotto della media 20 giorni che continua a ruotare e per cui l'aspettativa è di una continuazione verso il basso. C'è un altro livello che dovremmo tenere sotto osservazione, il livello 1.28.85. Al di sotto di questo livello il primo target a 1.27.40 è confermato, quindi al di sotto di 1.28.85, e questo sarà il livello che terremo sotto controllo all'inizio della prossima settimana. Al di sotto di questo livello abbiamo conferme, quindi molto probabilmente il movimento continuerà verso il basso. La prossima settimana ci sono aspettative rialziste molto forti. Ora non è detto che queste si traducano necessariamente in un prezzo più alto, comunque bisogna seguire ciò che l'analisi fornisce e comunque il test è l'area 1.26.20. Come vedrete anche nel conto della mia newsletter, è un comportamento tipico del mercato quando il mercato reagisce da livelli di supporto come quelli che abbiamo visto a metà giugno, inizi di agosto. L'ultimo grafico che voglio mostrarvi è un grafico a 15 minuti e in questo grafico c'è stato la reazione, come possiamo vedere, la reazione a questo livello di resistenza e che ha spinto il prezzo verso il